Gli alunni del liceo classico Mario Pagano di Campobasso chiudono l'anno scolastico con la premiazione degli studenti che hanno partecipato alla fase provinciale dei giochi matematici del Mediterraneo del 2013. Tra i vincitori anche gli alunni del liceo scientifico di Riccia e uno studente del liceo classico che il mese scorso, a Palermo, si è classificato tra i primi 20 alla fase nazionale dei giochi matematici. La scuola nostra è una scuola referente e quindi le insegnanti che hanno coordinato hanno inteso premiare presso il nostro auditorium tutti quelli che hanno vinto a livello provinciale e qualcuno anche a livello nazionale. Dati alla mano, gli studenti italiani risultano tra gli ultimi in Europa in matematica. In questo senso però i ragazzi del liceo classico Mario Pagano sembrano andare controcorrente visto gli ottimi risultati raggiunti a livello regionale e nazionale. Assolutamente sì, visto i risultati anche conseguiti alle Olimpiadi della Matematica da Ludovico Battista, che è arrivato alla Nazionale a Cesenatico per ben 2 anni consecutivi. E poi visto anche, a quest'anno abbiamo incontrato il professor Oriunno, che è lo scienziato di fama mondiale che è uscito dal liceo classico, quindi la matematica non è una ancella delle altre materie, ma è una materia che viene tenuta in assolutamente in primo piano.